Francesco Totti è di nuovo al centro del gossip. Il magazine Gente ha sorpreso il capitano con la giornalista Maria Luisa Giacobelli, che ha confermato il flirt. Totti, però, non ha rilasciato dichiarazioni ed è volato a Miami per un torneo di padel, accompagnato da Noemi Bocchi, che pare essere molto arrabbiata. Sarà in grado la coppia di ricucire il rapporto? Anche Pago e Serena Enardu sembrano essere di nuovo in crisi. Non è chiaro se si siano lasciati, ma sembra che il loro rapporto stia attraversando un periodo difficile. Belen Rodriguez è tornata single e si confida con l'amico Fabrizio Corona, mentre Key Magazine li ha sorpresi insieme in un hotel milanese. Sempre riguardo a Belen, è stata paparazzata con l'ex Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto una figlia, Luna Mar. Sorrisi, chiacchiere e un bacio nel congedarsi, ma niente ritorno di fiamma, solo rapporti civili recuperati. Key Magazine ha confermato che Chiara Ferragni e Silvio Campara non sono più insieme. Il manager è stato immortalato con la compagna Giulia Lucchi e i loro due figli. Sul fronte Fedez, Fabrizio Corona ha rivelato che il rapper avrebbe tradito la Ferragni e sarebbe innamorato di un'altra donna da 5 anni, ma lei è fidanzata e non vuole lasciare il suo attuale compagno. A un mese dal matrimonio di Ilaria D'Amico e Gigi Buffon, il magazine Oggi ha riportato dei commenti critici di alcune invitate sulla frase di Buffon sull'amore vero, che è stata interpretata come una mancanza di rispetto verso l'ex moglie Alena Seredova. Giulia De Lellis ha parlato di Andrea Damante, spiegando che l'attrazione reciproca era forte, ma che non c'era futuro insieme. Basciano è tornato a Verissimo per smentire i rumors sul suo viso ritoccato, attribuendo il cambiamento all'eccesso di trucco. Infine, Silvia Toffani e i suoi autori sembrano aver esaurito le idee con due ospitate di Basciano in sole 2 settimane. Brando e Raffaella di Uomini e Donne hanno smesso di seguirsi